Amici di Ciao Como, sono onorato e soprattutto emozionato perché è la finestrella di quest'oggi del calendario dell'avvento di Ciao Como, Ciao Nonni, è riservato e il protagonista di quest'oggi è una nonna meravigliosa, nonna Nicoletta, che pensate a 100 anni li compirà a marzo 2021, è una meraviglia, sono veramente molto emozionato perché non ho mai intervistato una signora così grande, così matura. Come sta, signora? Tutto bene? Ti ringrazio, lo dicevo quello là che andava alla morte, posso dirlo anch'io che non lo so quando andrò. Ho capito. Quindi, ma la morte è ancora lontana, lei deve fare il record. Deve arrivare a 110 anni. C'è ancora 10. Troppo tanti, troppo grazie Sant'Antonio, diceva mia mamma. Ecco. Signora, nonna Nicoletta, ma lei come l'ha vissuto il Natale da quando era bambina? Cioè, i momenti più belli di quando era bambina? Era una festa in casa grande, perché mia mamma lo sentiva e te lo faceva capire. Mia mamma non sapeva più cosa fare per Natale. Ci facevi i pacchetti, ci facevi i regali, ci facevi un pranzo speciale. Tutto per l'albero. Mia mamma, cioè il papà doveva, aspetta un momento, sì, dovevamo aspettare alle 3 a mangiare, perché mio papà lavorava con me all'hotel Volta, che forse lei non se lo ricorda. Hotel come? Volta. No, non me lo ricordo. Sopra i monti. Sì. Se lo ricorda? Sì. Sopra c'era l'hotel Volta, che era il primo di Como. E mio papà era maestro, però le 3 doveva stare in albergo a lavorare, prendeva il battello e veniva a casa. Allora arrivava il papà e faceva Natale. Perché voi abitavate a Moltrasio, giusto? Sempre a Moltrasio, io nata e morire forse non lo so. No, ma non ci pensi, è ancora tanto da donare. E dietro la porta. L'albero di Natale come era fatto? E l'albero di Natale, mia mamma andava in una zona di Borigo, e coglieva un ramo di alloro. Sì. E faceva l'albero. Questo alloro, ne avevamo un angolare in casa, e dietro l'angolare mettevo giù il ramo e lo faceva venire tutto sul soffitto. Oh, che meraviglia! Mia mamma prendeva tutte le valigie del Natale. Un sorriso. Chi le portava? Questo era la sorpresa, che tutti gli anni la faceva, perciò non era più sorpresa. Noi andavamo a messa al Bambino, alle 10 c'era la messa, si arrivava a casa a luna, quasi. Quando si arrivava a metà montagna, che vedevo la mia casa, chiamavamo la mamma. E lei ci rispondeva, ci sentiva, giù in paese. E come la chiamavate? Come la chiamavate? Mamma. Ho capito, ma gridando, perché ovviamente si sentiva... Gridando, mamma. Certo. E mani alla bocca, faceva un po' di... Ma che bello. Poi si arriva a casa, la mamma faceva tutta la festa. Ti sembra il Bisbino film? La messa. Si ricorda tutto, è meraviglioso davvero. La messa era solo il Bisbino. Aia, quindi va a camminare. Sul cappellano della finanza di Demessa. E la chiesa era divisa a metà. Metà era la finanza, perché è piccolina la chiesa. E la metà era la gente che andava su. Ma dici che ci sono molte altre persone. Ci sono i genitori. A piedi. Sì, a piedi andavamo sul Bambino. Certo, immaginavo. Quasi due ore. Si ricorda ancora tutto, perché sono momenti indelebili ovviamente nella sua mente. E qual era il regalo più bello che ha ricevuto? Si ricorda il regalo? Il primo regalo che ha ricevuto? Se lo ricorda? Quello non me lo ricordo, perché erano sempre tanti regali. Ah, ok. Quindi ha vissuto dei Natali anche belli. Non mi ricordo, sono passati 100 anni. È vero, un secolo fa, ragazzi. Un secolo fa. Noi siamo onorati di averla qui. E basta. Sì, e no, mangiare invece cosa si mangiava? Nonna Nicoletta, cosa si mangiava? Era un cenone importante, ma non me lo ricordo.
dall'antipasto, le ravioli, l'occhio, il numero, no, arrosto, c'era tutto un pasto importante. Ah, quindi non mancava niente, perché comunque suo padre lavorava come maître all'albergo Volta, Hotel Volta, quindi casa non mancava niente. Nonna, cos'è questa? La letterina. Dove la faccio vedere? Sotto il piatto. Sotto il piatto, durante il pranzo di Natale, sì? I bambini mettevano la letterina ai genitori. Laura, ma fatti vedere, la nipote di nonna Nicoletta, eccoci, eccola qua. Sì. Di recente abbiamo proprio trovato questa letterina che la mia nonna aveva scritto alla sua mamma nel 1932. Ma che meraviglia, ma facciamo vedere. A vedere. Sì, si vede ragazzi, ma grazie davvero. Questo è un momento fantastico. E sì, allontana un attimo, fai vedere, allontana un po' dalla telecamera. Ok. Aspetta che leggiamo, avvicina un po', vediamo se si riesce a leggere. Questa è una lettera originale del 1932. Giunti a Santo Natale, tanto cara a tutti i grandi. Ecco, non si riesce a leggere bene tutto, ma... La leggo io? Leggila tu, sì. Cari genitori, eccoci giunti al Santo Natale, la festa tanto cara a tutti, grandi e piccini. Voi oggi siete più allegri e vi mostrate più amorosi verso di me. Oggi le campane natalizie suonano festosamente. Voglio lavorare, essere studiosa per rendervi contenti. Il divino Pargoletto vi conservi a lungo al mio affetto e vi conceda tutto quello che il vostro cuore desidera. Gradite l'augurio delle buone feste e del buon Dio dalla vostra figliola Nicoletta, 25 dicembre 1932. Cioè, ragazzi, grazie, un applauso, grazie Laura per questo momento magnifico, grazie a nonna Nicoletta, ma quindi si parla di una lettera di 88 anni fa, 88 anni fa. 88 anni fa, nel 32. Aveva 12 anni, aveva quasi 12 anni. Del 21... Ne aveva 11. Sì. Abbiamo trovato anche la lettera che il suo papà, quindi sì? Il mio bisnonno, scrisse ai suoi genitori. Questa, la data, riporta 1897. Oh, mamma mia, 1897. C'è sempre la lettera che i figli scrivevano ai propri genitori il giorno di Natale e lo lasciavano come regalo sotto al piatto durante il pranzo di Natale. Ma è un momento fantastico questo. Grazie nonna Nicoletta, davvero. Che anni. Così. Perché adesso noi siamo tu. Nonna Nicoletta, però... Okay. Nonna, come lo vede il mondo oggi? Com'è secondo lei il mondo di oggi? Brutto. Perché? Perché non che differenza c'è più l'armonia fra la gente che c'era ai miei tempi. Ok. Non so. Adesso... se mi spiego. No, capisco. Ma nel senso, forse perché prima c'era poco e quindi non si era attaccati ai soldi come oggi, forse. Ecco, forse c'è troppo attaccato ai soldi, forse, le persone di oggi. Io non mi muovo da qui. Sono 4 anni che sono qui da mia figlia e non sono mai andata giù in centro. Vabbè, da 4 anni, ma per ovvi motivi. Ma adesso men che meno, ora non si può uscire. Poi una persona anziana oggi non può andare in giro, perché è meglio stare a casa sicuramente. Però si può uscire di ai giovani di oggi, lei cosa consiglierebbe? Come si devono comportare? I giovani? Sì, come li vede i giovani di oggi? Beh, c'è una cosa, c'è più libertà da una parte e meno restrizioni da una parte. Adesso ce ne sono di più. I giovani sono più liberi. Perché io, per esempio, non potevo uscire alla sera e andare. I miei nipoti vanno
io non potevo, mia mamma non mi permetteva. Alla sera alle 8 bisognava essere tutti in casa. Eh certo, era un'altra epoca. No. Nonna Nicoletta, la musica, ascoltava la musica? Eh sì, avevamo la radio. Io che canzone si ricorda? Cantiamo una canzone. Faccetta nera. Oh mamma. Come fa Faccetta nera? Io non me la ricordo. Scegliamone un'altra. La nonna andava a vedere spessissimo le opere d'arte, le opere liriche. No. Al sociale, era appassionatissima di lirica. Mia zia era più potente di me e aveva il palco. E allora andavo io con la zia. Tipo non sei stata attaccata al palo? Quando eri sul loggione attaccata al palo? Ah, sì. E mi sto per dire, io non so se lei lo conosce come opera. È un'opera potente, immensa. Sì. Perché devi immaginare che a un certo momento arriva la carrozza con 4 a cavalli sul palco, dunque era impotente. Io la prima volta l'ho vista seduta in poltrona con mia zia. La mia zia veniva la seconda volta perché cioè io l'ho già vista, ma a me è piaciuto talmente tanto che sono andata in loggione. E un giorno ho trovato il palo, mi sono attaccata al palo e sono stata lì 4 ore attaccata al palo a vedermi l'opera. Poi la nonna Nicoletta è anche nell'albo d'oro dell'Unicef per le pigotte, vero? Lei cosa faceva? Ho fatto 1000 pigotte per i bambini dell'Unicef. Le produceva lei? 1000! E quella millesima l'ho vestita in pizzo rosso perché doveva farlo festeggiare. Capisci? Che bravo. Sì, ho e capito. Allora, l'ho vestita di rosso in pizzo. Non so che fine avrò fatto perché non so neanche se l'Unicef c'è ancora. Sì, c'è ancora. Ancora attiva. Ecco. E fanno sempre delle belle cose. Sì, 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 sì. E allora se c'è ancora il signor, come si chiamava? Era il Beca, non c'è più, però allora c'era il Beca, maestro Beca. E poi c'era il segretario che era molto attaccato, ma se ne sono ancora, non mi ricordo il nome. Ok, ok. Ma va bene così, grazie davvero. È stata un'intervista emozionante perché è una signora di un secolo fa, ragazzi. Non so se ci ricapiterà mai più perché... È veramente fantastico averla tempo qui. Tempo per un anno per essere centenaria. Beh, manca poco, A marzo? 3 mesi? L'11 marzo. Tre mesi, ragazzi. Manca poco. Grazie davvero. Io vi faccio vedere una delle pigotte che ho fatto. Francesco, io. Questa è la primissima pigotta fatta dalla nonna, l'abbiamo tenuta noi. Eccola qua. Ma che bello, meraviglioso. La pigotta... tanto di certificato, questa è la carta d'identità della sua pigotta. Ma possiamo vedere anche la carta d'identità di nonna Nicoletta? Perché noi ci crediamo che ha 99 anni, ma non tantissimo. Ce l'ha la carta d'identità? Allora, c'è una diatriba sulla data di nascita della nonna, perché 100 anni fa non c'erano ancora i computer all'archivio, all'ufficio anagrafe del comune, e quindi la sua mamma è andata a registrarla e l'hanno registrata in data 6 di marzo. Ma io sono nata l'11. Ma la nonna è nata l'11, quindi sono 100 anni che la nonna festeggia 2 compleanni. Ma è fantastico. Quello scritto sulla carta d'identità e quello della famiglia. Così prende 2 regali, brava, furba. Poi adesso le dico un altro particolare. Mia mamma era nata l'11 marzo, perché lei è 898 e io 1921. Ok, allora è arrivata la carta d'identità della bimba. Eccola, eccola. Attenzione. Ole! Attenzione, devi aiutare. Ok, spostati in avanti. Ok, così, attenzione. Eccola qui. Ferma. Vanini, Nicoletta... Nata nel 1921, 6 gennaio, dice qua.
Marzo. Scusa, non vedevo. 6 marzo 1921, ma meraviglioso però. Cioè, quindi adesso lei festeggia due volte. 6 marzo e l'11, due regali, due torte, due feste. No, niente. Grazie. Siete meravigliosi. Un bacio e un abbraccio virtuale. Ha fatto una festa. Grazie, ma se ne merita 100 di feste, 99 al momento. Poi la centesima festa la facciamo, facciamo la centesima e la centunesima, visto che festeggia due volte. Vediamo se si ricorda. Se a marzo si potrà uscire, puoi scegliere se venire a trovarci il 6 o l'11 per fare gli auguri dei 100 anni a nonna Bissa. Io vengo in tutti e due i giorni. Perfetto, ti aspettiamo adesso. Allora. Il dolce della pasticceria Fuin, che gentilmente ci ha appositamente ha creato, la dolce coccola, a chi lo regaliamo? I nostri nonni ci hanno sempre coccolato, ora tocca a noi coccolare loro. A mia figlia che mi sopporto tutti i giorni. Ma meravigliosa. Ma dov'è? Faccia vedere anche sua figlia. Eccola qua, la suggeritrice. Sì. Grazie. Io e lei che viviamo. Grazie davvero per questo momento magnifico e grazie anche a Laura, così paziente. Grazie. Grazie, viva nonna Nicoletta e la sua famiglia meravigliosa. Come? Mi sopportano. Ma penso che sia un piacere per loro sopportarla, signora. Sì, un piacere. Tutti insieme in coro, sì. Sì. Buon Natale. Ciao. Buongiorno a tutti. Più che il presidente, io mi sento la nonna del gruppo Autoitani. Approfitto di questa occasione per fare i migliori auguri a tutti voi. Un pensiero speciale va ai nonni che, come me, momenti difficili ne abbiamo passati. Abbiamo fatto tanta strada e tanti chilometri. Io di chilometri me ne intendo, ma non ci siamo mai fermati. Non ci fermeremo neanche questa volta. Ringrazio e auguro buon Natale a tutti. Mi raccomando, la mascherina,